E sa girandura di Agraona, siamo di un paese di Ugugna, di un paese che conta poco più su 400 ci conta abitanti all'anno, abbiamo andato a scontrare quelli che ci stanno e quelli che sono impegnati in un paese e subito andiamo a bere a François Squarcini, che è membro di la Soggio e Balazziali. Salute. Salute, come andiamo? Va bene. Allora, qui siamo al palazzo di Ugugna. Sarebbe usato il bastimento che è stato costruito sotto l'ordine di rete di Napoleone, spiegateci. Esattamente. Napoleone ha l'origine bucugnanese di Petoaso Arciminani, Maria Tuzoli, e ha avuto un giorno l'idea di bene abbassare la sorri di rada in uso paese, pensava di abbassare la sorri di rada in uso paese, e ha ordinato la costruzione di suo palazzo ai principi del XIX secolo. Ma non ci ho mai campato? No, dopo ho avuto un'altra storia, un destino che tutto il mondo conosce, che fa che qui non c'è mai giunto, ma i fratelli Bonelli hanno assicurato la costruzione e ne hanno approfittato. Dopo questa casa è stata la famiglia Bonelli e sino a quando, infatti? Ai principi del 2000, la municipalità che ha ripreso il gasamento e qualche anno fa, nel 2018, ha avuto la volontà di fare un museo. Enfin, un museo è stato aperto nel 2018. Allora, c'è un museo che sta appunto dentro, a mandare a bere ciò che si trova. Allez, passiamo. Qui siamo una sala di un museo. Qui c'è la volontà di creare una pizza come era, come si vedeva una casa lì. Esattamente, è veramente un gore di un palazzo. Dunque si può rimarcare come è stato fatto, vale a dire una sala principale e piccoli stanzi a nanti ladi. E qui è veramente un luogo dedicato a, come dire, ai doni di noi, perché sono quelli che stavano a Piazza di Primur, nei famigli e in drenta ai gasi nonzi. Dunque c'è massi ritratti di doni e fin d'uere di noi, a Zovida, vida che la via, andavano a cercare l'acqua, la Waibani, e mentre il marito lui era piuttosto a campagna a occuparsi di agricoltura e di animali. Allora qui siamo una pezza che rappresenta Ugugna, c'è di nuovo la storia di Ugugna qui? Ugugna, da un punto di vista della geografia, è un luogo più comodo per passare da Ubumonte a Ugismonte, francando a voce di Vizzaoni. Dunque è sempre stato un luogo di passaggio, dall'origine è stato un luogo di passaggio, dopo il passaggio è cresciuto con la venuta di un cammin di faro, e sappiamo che non si passa più per il paese, c'è una strada nuova che taglia l'entrata di un paese. Dunque, d'un luogo di passaggio, Bugugna deve diventare un luogo di destinazione, vale a dire un luogo in cui la gente fa veramente la scelta di passare per Bugugna. A questo punto, di uno di scopi di Ocha Soggio, ti va a portare la gente in suo paese? Esattamente, la Soggio deve, ha per funzione di valorizzare il palazzo, il museo, ma di nuovo di modo più largo il patrimonio bucugnanese, di proporre attività in giro al patrimonio, che l'Asia può levare a noi, per farli tornare in patronisce il territorio e le tradizioni, e di noi per la gente di passaggio che bene qui a passare una stonda in paese. Remi, le boy si è campato qui in paese, si è di nuovo aggiunto alla meria. Come si passa la vita qui in paese, in Bugugna? Bon, l'inverno c'è poco mondo, siamo a poco presso 440 persone. Assai lavorano in Aracci, partono a mani ogni anno a sera. Ma se no, la vita in paese è bella, perché c'è più la strada che passa, è più facile, e anche si promenano più volentieri. Poi abbiamo conto con una scuola. I sitelli danno da tre, più ciò che da tre anni più o meno ne ha sei, c'è 23 sitelli, che sono la più parte di Bugugnano, ma ci sono di qui, di un paese sultano di Tavera, e dopo c'è un carro che porta quelli di Tavera, con la Giugnana a mano fino a 4 ore e mezzo, e c'è la cantina, mangiano tutti qui, è una scuola immersiva. Dopo lasci i luoghi di Suggiai, giriamo c'è un caffè, dipende da avere i caffè nei paesi, che mantenne appena il paese. Perché un paese senza caffè non è più un paese.
c'è caver certi paesi, non c'è nulla, niente, non si erano mai. Noi qui ci troviamo tutti i giorni, da un capo dell'anno all'altro, siamo qui a mano, a mezz'ora, a sera, voilà, faccio partita, guarda, un luogo di vita del paese, andiamo a vedere qui, i giornali, scorre, parliamo di caccia, parliamo di pesca, parliamo di tutto, e voilà. E come questa stonda passata in Bugugna, allora siamo andati in Nenzo al Palazzo Bugugnanese, nel UG, un museo e a Mediateca, e poi siamo venuti in cuore di un paese, in un luogo sociale, che è un caffè, abbiamo scontro l'abitante che stanno qui all'annata e che ci hanno conto come si passava la vita di paese qui in Bugugna.